È domenica 24 novembre 2013. Si ripropone dal sito di locatevia.it all'attenzione di chi segue gli aggiornamenti, le attività di questo spazio di partecipazione civica attiva, per l'ennesima volta un problema che potrà apparire piccolo, sicuramente non è uno dei problemi più importanti e grandi che riguarda la nostra comunità, ma resta comunque un problema tranquillamente risolvibile. Basterebbe un poco di buona volontà politica da parte di chi ha gli strumenti per poter risolvere questo punto che ripropongo all'attenzione. La sala d'attesa della stazione di Locate chiusa nei giorni festivi, chiusa sabato, la domenica, e non si chiede di poterla avere a disposizione nelle ore notturne, proprio per evitare atti vandalici o un uso abusivo di quegli spazi, ma sicuramente per le decine e decine di viaggiatori che anche nell'arco dei giorni festivi utilizzano il treno per muoversi da Locate o per arrivarci, ma soprattutto per muoversi da Locate, si chiede e si sollecita la possibilità di utilizzare il self-service presente all'interno della sala d'aspetto chiusa nei giorni festivi per poter utilizzare, acquistare il biglietto senza disagi maggiori per chi si trova a dover usare il mezzo pubblico nei giorni festivi. E il self-service presente alla stazione, la macchina emettitrice elettronica, fornisce biglietti per tutte le stazioni della regione Lombardia, per tutte le stazioni servite da Trenord. In questo momento, domenica pomeriggio 24 novembre, sono le 17:30, l'impianto di riscaldamento all'interno della sala d'attesa in funzione, le luci del locale sono accese, le macchine emettitrici self-service, non solo dei biglietti ma anche quella delle bevande calde, sono accese, quindi lasciare e impedire l'utilizzo agli utenti, o come è più di moda chiamarli oggi, clienti, sembra davvero uno spreco a tutto carico di coloro che sono costretti ad utilizzare il treno. Ecco, come si è potuto ascoltare, siamo al treno delle 17:30, quindi Locatevia riproporrà questa problematica fino a che non vedrà risolta, non vedrà riposta attenzione nei confronti di un problema che è lasciato alla solitudine di coloro che si trovano qui a dover recarsi a Milano e non poter usufruire in maniera completa di questo servizio che è presente e che non costa nulla se non che mettere a disposizione qualcuno che apra e chiuda la porta d'accesso alla sala d'attesa. Pertanto, al di là delle riunioni delle commissioni consigliari, tra l'altro previste in questa occasione in settimana per giovedì 28 novembre, ecco, al di là delle promesse di impegni o di parole, questa è una problematica di rilievo semplice da poter risolvere, anche perché attualmente, avendo fatto concedere all'associazione di vendita dei prodotti equo e solidali, è possibile risolvere questo problema anche a vantaggio di tutti coloro che non fanno parte di alcuna associazione, ma che da cittadini pretenderebbero vedere rispettati i propri diritti.
Un saluto a tutti da Enzo D'Onofrio per locattivia.it.